Maria e benvenuti incredibile a questo primo episodio del secondo format di questo incredibile canale. Andiamo da su velocissimi. Salve a tutti, oggi sua maestà è velocissima perché questo nuovo format di video è flash, vero sua maestà? Incredibile, ci abbiamo anche la nostra musichetta e ci siamo dimenticati di rendere più piccola quella roba lì. Vabbè, lo facciamo dopo. Comunque, incredibile. Allora, che cosa state per guardare? Semplice. Abbiamo ragionato io e la grande testa di Sus. Allora, noi stiamo registrando questo video, diciamo questa cosa come promemoria per l'editing incredibile. Stiamo registrando questo video, manca poco ai Game Award, dovrebbe essere uscito, speriamo domani o dopodomani, massimo prima dell'8, insomma, il video delle quattro chiacchiere in padella sulle nomination dei Game Award incredibili, e dovrà uscire prossimamente, sempre questa settimana, il video del wrestling. Quattro chiacchiere in padella sul wrestling. E giustamente, mentre nel suo cameraman, salutiamo il cameraman che vedi, bravo cameraman, che per una volta ha avuto un'idea intelligente, ci ha detto, però perché non fate un format un po' più, insomma, più piccolino, perché insomma, le chiacchiere vengono sempre dei bei video incredibili, tra l'altro ne dobbiamo girare uno sui manga, insomma, cose incredibili, e allora io Sus ci siamo qua detto, abbiamo fatto, e poi, e ti ricordi Sus del nostro show incredibile? Certo che me lo ricordo, eravamo fortissimi. Nel nostro show incredibile, che era uno show formato da tanti piccoli, diciamo, macro cosine su un argomento specifico. Ecco, dato che forse non ci riusciamo a fare il primo episodio per questo maledetto dicembre, mannaggia, abbiamo pensato, abbiamo detto, ehi, però Sus, nei nostri format incredibili dello show, ce n'era uno che probabilmente possiamo staccare dallo show e fare una miniserie su quello. E poi lo mettiamo sempre nello show, però Sus. E allora io ho detto, le Revion. E quindi Sus è intelligente della sua grande testa. E quindi che è successo? E quindi perché cosa sono le Revion? È semplice, è un format molto, insomma, banale. Noi prendiamo un trailer di qualcosa che è uscito o che deve uscire, insomma, e facciamo una specie di reaction più una, insomma, due commentini. E quindi dal termine reaction e review è nato il termine Revion. Incredibile, che nel Godoverse andavano fortissimi, mamma mia, eravamo famosissimi per le Revion, vero Sus? Ci contattavano le aziende per fare le Revion incredibili. Quindi dicevamo, le Revion incredibili erano un format fortissimo nel Godoverse, e quindi lo porteremo anche qui. Quindi questo è il primo episodio delle Revion incredibili, che insomma cercheremo di registrare più possibile oggi e poi le metteremo, insomma, nelle prossime settimane. Più il resto, ovviamente. Quindi, quindi primo episodio delle Revion incredibili, che speriamo, insomma, siano video massimo di 8, ma sotto i 10 minuti. Il primo episodio sarà Vai su Stillo. E sul film che uscirà il prossimo anno, che si chiama Cocaine Horse. Perché ride? E perché mi fa ridere un orso che si fa de coca? Scusate, però, come fai a prendere sul serio un film del genere? Infatti non va preso sul serio. Ti ricordo che in questo universo è uscito anche Sharknado 1, 2, eccetera, eccetera, eccetera. Incredibile, cioè, maestà, anche qui sono usciti quei film. Esatto, quindi se Cocaine Horse, secondo me, è un film che avrà un successo incredibile per i motivi sbagliati. E quindi niente, taglio incredibile, prepariamo il trailer e lo vediamo. Ed eccoci qua, incredibile. Ovviamente vi daremo le spalle perché, insomma, non vi offendete, però dobbiamo vederlo sto trailer, altrimenti che cazzo vi diciamo, vero Sus? E anche io mi metto alle spalle. Ah, se vedete, queste sono le nostre ferite del Godoverse. Vedete, su Sporello c'ha una ferita, insomma, anche io ce l'ho un po' in faccia. Comunque siamo bellissimi lo stesso. Vero cameraman, che siamo bellissimi, infatti. Vi faccio notare subito questa cosa incredibile. 14 più, violenza, uso di armi e alcol e droga, perché c'è un fottutissimo... Perché c'è un orso, appunto, che si fa di coca. E tra l'altro si vede tantissimo in la mia testa lucida che fa riflesso. Questa cosa non va bene. Insomma, ci sono stati dei piccoli problemi tecnici. Comunque adesso mia testa si vede di meno, anche se si vede lo stesso. Mannaggia. E ci abbiamo delle illuminazioni di merda. Vero Sus? Sì, c'ho questa. Ecco. Comunque vediamo questo trailer incredibile. Ovviamente ci mettiamo di spalle, l'abbiamo detto. Quindi proviamo. Medico. Oh mio Dio. Ma che è successo? Porca troia. Beth, direi di andare. Milioni di dollari di cocaina. Non so cosa dire. Stamani dal cielo a Knoxville, nel Tennessee. C'era molta di più là fuori, l'hanno lasciata da qualche parte. Cerco mia figlia. Il bosco è un posto pericoloso. Ehi, Harry, vieni a vedere. Qualcuno l'ha trovata? Un cervo, magari? Un bel po' di cocaina. Cosa? Come fatti realmente accaduti? Sus, lo sapevi? Questo cambia molte cose. Cioè, veramente un orso si è fatto di coca?
cazzo, il nemico di Brumotti, una cosa del genere. Ma stiamo scherzando? Fatti realmente accaduti? What the fuck, bro? Scusate, mi è partito in inglese. E tra l'altro, basta una battuta in inglese, c'è, cioè, insomma, un americanone. Questo cambia tutto. Vabbè, non so cosa dire, assurdo. Questa è una citazione di un vecchio, insomma, di un nostro membro del Godoverse che purtroppo, insomma, è rimasto nel Godoverse. Salutiamo il nostro collega. Andiamo avanti, ok? Devi recuperarla. No, no, non mangiarla, non mangiarla! Vediamo che effetto avrà su di lui. Sua maestà, assurdo. Sì, su. Di cocaina. Si è fatto di cocaina. Non so cosa dire. Come, scusa? Era incazzato. Ehi, non dire parolacce. Madonna. Sei al sicuro? Gli orsi non si arrampicano. That's a fucking liar, bro. Però sus, è una bugia. Palese si salta. E beh, era ovvia sta cosa. Mi metto in volo che è meglio, va? Oh cazzo. Guarda come sale. È una di quelle cose che ti restano impresse per sempre. Un super predatore. Fatto di cocaina. Fuori di testa. Oh! Ma ha sniffato un braccio! Sus! Insomma, sta, c'è poco da di qua. Amico, sei fottuto. Quell'orso è impazzito! Guarda come piotta! Vecchio, veloce! What? Cocaina? Che fortuna stare nella natura. Ma stava scopando un albero. Anzi, Sus, ti vedo senza parole. Beh, sono messa, sono abbastanza speechless. Cioè, questo film va visto e va fatto un episodio di chiacchiere su questo film per forza. Beh, su, effettivamente sì, avevo pensato di farlo anche su tutta la serie di Sharknado, però noi avremmo un sacco di progetti in mente, però insomma non è che, insomma, ci possiamo duplicare, quindi insomma, insomma, con calma arriverà tutto. Siamo all'inizio, insomma, è una settimana, abbiamo aperto il canale. Comunque, non so cosa dire, cioè, ovviamente. Vabbè, non lo so, cioè, è assurdo. È quasi assurdo come se uno scheletro e una pianta aprissero un canale su YouTube. Sus. Beh, sì, infatti, io mi iscriverei subito a un canale del genere. Infatti, iscrivetevi. Sus, iscrivetevi a questo canale. Ok, scusate. E quindi niente. Non vorremmo farle troppo lunghe queste specie di review incredibili dove, insomma, diciamo qualche cagata e vediamo i trailer incredibili. Tra l'altro, dobbiamo ancora pensare a un modo, insomma, io non vorrei occupare, insomma, troppo l'inquadratura, però abbiamo una camera piccolissima e un po' di merda, insomma. E comunque niente, lo vedremo sicuramente, perché insomma, chi cazzo non vuole vedere un film con un orso strafatto di coca, che tra l'altro è una storia vera, questa cosa è assurda, è incredibile, però non so cosa dire, assurdo. Salutiamo il nostro vecchio membro. E niente, lo vedremo sicuramente, se vi piacciono le cose fuori di testa, vi è piaciuto lì. Se vi è piaciuto divertirvi, tra molte virgolette, su Sharknado, perché non vedervi un cazzo di orso che si fa di coca? Praticamente sì, come ti faceva Sus, è praticamente il nemico di Brumotti. Quindi nel 2 ci sarà Brumotti contro l'orso, perché giustamente è un orso spaccino, mannaggia, vero Sus, mannaggia. E comunque niente, allora questo è il primo episodio, spero vi sia piaciuto, vi abbiamo fatto almeno, insomma, mezzo sorridere, si dice mezzo sorridere. No, non si dice infatti, mannaggia cameraman. Incredibile, adesso noi ne registreremo minimo altri 4 di questi mini episodi, così li possiamo mettere piano piano durante le settimane incredibili. E ho ballato al contrario. Scusi, siamo fuori di testa. E tra l'altro non mettiamo una sigla, vorremmo fare una sigletta, però per questi primi episodi non ci sarà una sigletta. E poi insomma, speriamo in futuro ci verrà una specie di mini sigla flash per queste format incredibili. Speriamo vi piace. Tranquilli, nello show ci sarà sempre una revion di qualche cosa. Vero Sus? E allora salutiamo, insomma, dobbiamo registrarne altre. Allora niente, allora vi salutiamo, vostro schermo vi saluta, grazie per aver visto questo incredibile primo episodio, e niente, ci vediamo nel secondo episodio di questa incredibile serie, quindi saluta cameraman, e niente, ci vediamo, quindi...